Buongiorno a tutti, bentrovati. Sono con Alfredo Schiliro, presidente della cooperativa Iride, cooperativa che si candida ad essere uno dei primi partner esterni del progetto Restart, sostenuto da Fondazione del Sud e Fondazione Enel Cuore. Restart è stato finanziato nell'ambito del bando Terre Colte allo scopo di recuperare un fondo agricolo di oltre 11 ettari, la creazione di una casa per donne vittime di violenza e di dare un nuovo polmone, diciamo così, sia motivazionale che produttivo al territorio di Enna, con particolare riferimento al bacino che incorre intorno a Centuri, Petroina e ad altri comuni limitrofi. Alfredo, subito entriamo in medias res. Dimmi, secondo te, quali sono le azioni che Cooperativa Iride potrà inserire sul progetto Restart, potenziando quello che era il costrutto originario del progetto, e poi anche al di fuori del progetto Restart, come riusciremo a favorire lo sviluppo territoriale, posto che la struttura insiste su un territorio che sicuramente è tra i più, possiamo dire, degradati, senza offendere nessuno, e più difficili dal punto di vista occupazionale dell'intera nazione. Buongiorno a tutti, buongiorno Carmelo. La cooperativa, come ti accennavo, tenta di creare sviluppo e benessere in punta di piedi, senza illudersi, senza essere vanitosi, o presuntuosi. Noi partiamo innanzitutto con una collaborazione con Restart. Partiamo in collaborazione con Restart dall'area zootecnica. Infatti ci occuperemo della realizzazione dell'area zootecnica di Restart in comunità, nella struttura, dove verranno create delle stalle per degli animali. Verrà creato un pollaio per 250 o 300 galline per la produzione di uova biologiche, esattamente solo uova biologiche. Poi verrà creato un fienile, verrà creata una stalla con degli asini e verrà creato anche un ovile per delle caprette. Questo è un progetto finanziato, come molti sanno, un progetto di Restart finanziato dalla Fondazione con il Sud, e questa stalla, quest'area zootecnica serve quindi all'autosostentamento della struttura per creare benessere ai partner del progetto, ma anche alle collaborazioni future, e nello stesso tempo per dare dignità ai soggetti svantaggiati, in questo caso le donne in difficoltà. Perché noi riteniamo che bisogna puntare tutta la progettualità sul lavoro, perché il lavoro crea dignità, dà dignità all'essere umano. Il lavoro, sia per soggetti svantaggiati, sia anche per coloro i quali non sono svantaggiati. La nostra cooperativa è una cooperativa giovane nata da poco con il progetto Restart. Restart è stato il punto di riferimento che ci ha fatto capire cos'è la cooperazione e come bisogna sviluppare la solidarietà. E la cooperativa, appunto, vuole lavorare in questa direzione. Si comincia da questo con l'area zootecnica, dove, dicevo prima, cercheremo di commercializzare, le uova, ad esempio, e creeremo una rete perché le uova andranno. Una parte delle uova andrà nella gelateria solidale che si sta creando a Caltanissetta, Eco Green, non so se conoscete questa nuova realtà, che ha messo in campo Ethnos, quindi i prodotti del nostro territorio andranno nelle realtà della cooperazione. Oltre a questo, quindi, noi lavoreremo con l'area zootecnica, con gli asini per occuparci di onoterapia per i soggetti all'interno della struttura, e poi successivamente vorremmo anche ingrandire questa realtà per aprirci all'esterno
dove si faranno altri percorsi terapeutici per la disabilità, grazie anche agli animali. Quindi è un percorso di sviluppo di benessere, ma è anche un percorso di aiuto per i soggetti in difficoltà per le disabilità. Si parte da questo e poi si creeranno altre collaborazioni. Noi abbiamo innanzitutto avviato una cooperazione con la cooperativa sociale Ethnos, che già è una realtà, che all'interno ha quasi 100 dipendenti, che si occupa di disabilità, di disagio mentale, che si occupa di donne in difficoltà, ma stiamo lavorando di pari passo con Ethnos proprio perché non ci sono rivalità, proprio perché dobbiamo lavorare in cooperazione, per arrivare anche a una sorta di cooperativa di comunità, creare un distretto del benessere in questo territorio degradato. Stiamo intraprendendo dei rapporti di collaborazione con l'OASI di Troina per il futuro, per creare quindi delle possibilità di sviluppo per il territorio. E quindi creare anche altre partnership per il futuro. Stiamo cercando una collaborazione anche con l'Opera Pia Man Mano, che è una casa di cura per anziani a Centuripe, e abbiamo creato già un legame con loro per avviare una serie di progettualità che riguardano il benessere della persona. Quindi ci stiamo muovendo a 360 gradi, non chiusi a noi stessi, ma con altri partner, con altre collaborazioni, perché noi intendiamo lavorare in rete. Questa è la cosa fondamentale, perché da soli non si va da nessuna parte. Noi intendiamo collaborare con la rete. Già ho avuto dei rapporti anche con delle associazioni che si occupano di disabilità, ho avuto dei rapporti anche con altre cooperative che si occupano di assistenza agli anziani. Quindi dobbiamo cercare di creare, come dicevo prima, una rete, un legame. Partiamo da questo. Poi successivamente si possono sviluppare altre progettualità perché il territorio, si presta a questo, cioè dire, si può parlare di turismo enogastronomico. Ma deve essere tutto coadiuvato da una progettualità sociale, dove all'interno si dà lavoro a più soggetti, ma si coinvolge in questo percorso anche le disabilità. La nostra funzione è questa principalmente. Perfetto, senti Alfredo, io vorrei focalizzarmi un attimo sulla parola rete, tu ne hai appena accennato la sostanza. Nel progetto Restart è prevista la creazione della rete degli eroi della terra, una rete che tende a sostenere le piccole aziende contadine presenti sul territorio e a cercare di trovare per i loro prodotti uno sbocco di mercato che consenta loro di sopravvivere alla concorrenza delle grosse multinazionali e delle industrie diciamo, tipiche del nord Italia, ecco, perché il nostro sistema produttivo è un piccolo sistema. Voi avete realizzato una startup che ancora è praticamente semplicemente un germoglio rispetto ai grandi e potenti colossi del Nord Italia. Come pensi di poter affrontare l'evoluzione del mercato e in che vantaggio può avere una struttura piccola e flessibile rispetto invece ad una grossa industria che magari pensa solo al fatturato e al profitto? Mi rendo conto che è difficile avventurarsi in questa nave in balia dei venti e delle tempeste, cosiddette. Ma penso che anche nel nostro piccolo, puntando su dei prodotti di qualità, si possa vincere la sfida, o meglio, non dico che si possa vincere la sfida, ma si possa stare al passo dei tempi. Quindi puntando su dei prodotti di qualità, dei prodotti che ci dà la nostra terra,
la nostra Sicilia, quindi con dei prodotti genuini e a piccoli passi, privilegiando il rapporto tra varie cooperative e vari produttori diciamo, in un percorso armonico di sviluppo di questo territorio. Che voglio dire? Voglio dire che tutti insieme in rete si può lavorare affinché andiamo a battere i grandi cosiddetti, puntando sulla qualità, ma lavorando anche e soprattutto in sinergia. Da soli non si va da nessuna parte. Questo lo dico, lo ripeto più volte, non dobbiamo farci la guerra tra piccoli, ma bisogna lavorare insieme con le proprie peculiarità. Io mi devo occupare, ad esempio, di zootecnia col sociale. Un'altra cooperativa si deve occupare della produzione di arance bio e insieme dobbiamo creare un paniere con diversi prodotti e quindi lanciarlo nel mercato. Non so se rendo l'idea di quello No, che noi stiamo assolutamente, mettendo in assolutamente, campo. sì. Sì, poi diciamo in questo senso una grande mano d'aiuto ci viene data dalle nuove tecnologie, perché la commercializzazione di un prodotto tramite portale internet e tramite, insomma, i grandi e-commerce come anche Amazon, paradossalmente consente anche al produttore di nicchia di poter arrivare ad un pubblico incredibile. Racconto la mia piccola esperienza, ho potuto acquistare un miele fatto da pinere siciliane al 100%, una specie che era in via di estinzione, e l'ho fatto per aiutare l'apicoltore che in quel momento tutelava, in questo momento ancora lo fa, tutela la razza autoctona siciliana, e ho potuto farlo proprio perché il prodotto era disponibile su Amazon. Secondo te sul nostro territorio esistono comunque le professionalità che possono portare un prodotto di nicchia ad andare verso questo risultato? E ti dico, non so se tu ne sei a conoscenza, penso di sì. Nel progetto Restart era prevista chiaramente la cosiddetta rete degli eroi della terra, che ha sviluppato già un suo sito e-commerce che ancora deve essere pubblicato. Anzi, cogliamo l'occasione per dire che siamo addirittura d'arrivo e che entro l'anno prossimo dovremmo andare online con questa nuova iniziativa. Rispetto a questo, secondo te, sul nostro territorio abbiamo la possibilità di individuare delle imprese che possano partecipare a questa iniziativa? Vi sono quindi questi prodotti e vi sono queste professionalità pronte a potersi battere sul territorio per raggiungere l'obiettivo? Sì, innanzitutto vi sono i prodotti che ci dà la nostra terra. Faccio degli esempi. I finocchietti selvatici li conosciamo solo noi, molto probabilmente negli Stati Uniti non li conoscono. Oppure non so come si chiamano nel tuo territorio. C'è un'altra verdura importante, noi chiamiamo i mazzarelli, che sono buonissimi, ma che al di fuori di questo territorio non si conosce, non si conoscono. E quindi queste peculiarità si possono mettere a sistema per commercializzarli fuori. Importante la tecnologia, gli strumenti di oggi, l'e-commerce, che proiettano la nostra realtà nel mondo. Noi vediamo che nel mondo ci sono grandi colossi, Amazon, ma ci sono delle potenze che commercializzano come la Cina e gli Stati Uniti. Noi non possiamo competere su alcuni prodotti che già hanno questi colossi e che hanno innanzitutto il capitale, che hanno le tecnologie, ma possiamo competere con altri prodotti che siamo più grandi, più bravi, eccetera. Io dico che Chiaramente, bisogna sì. basarsi Anche come qualità, dico, no? Il prodotto di Sulla qualità per noi. qualità, perché faccio l'esempio, l'ex moglie, la moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti, Obama, Michelle Obama, allora ha contattato tre professori, tre docenti universitari per studiare la dieta mediterranea, perché hanno capito che è la migliore, perché non crea i problemi che creano altre diete.
è che quindi è molto nutrizionale, fa bene all'organismo, eccetera. Quindi dobbiamo capire che noi abbiamo delle opportunità non sfruttate che sono appunto che ci dà la terra, quindi le verdure, quindi tutti i prodotti nostri autoctoni. Poi c'è da dire che abbiamo un territorio bellissimo, con un mare bellissimo, con delle montagne belle. Quindi dobbiamo valorizzare questo territorio e proiettarci verso l'esterno attraverso le tecnologie. Ora, la rete degli eroi della Terra, nel suo piccolo, penso che si debba muovere in questa direzione, facendo rete tra i produttori, e penso, è evidente che ci sono dei bravi produttori che producono appunto delle qualità molto pregiate, però manca la rete tra i produttori, quindi il nostro progetto si va a collocare in questa direzione, cerca di creare appunto la rete. Poi mi dicevi se in questo territorio ci sono le professionalità. Ci sono le professionalità. Si dice che molti cervelli vanno all'estero, è vero, ma perché in Italia non si parla di competenza, non si parla di merito, eccetera. Noi dobbiamo fare in modo di incoraggiare questi cervelli, queste professionalità che ci sono in questo territorio e quindi valorizzarli, metterli insieme e quindi creare il benessere per loro, per i nostri figli. Questo è lo scopo anche della cooperativa. Quando io parlavo di cooperativa di comunità, proprio per muovermi in questa direzione, per far sì che molti cervelli non vanno fuori. Vedete, se giriamo il territorio siciliano, se giriamo i nostri paesi, vediamo moltissime case disabitate. Perché? Proprio perché l'emigrazione è costante, è ancora più consolidata rispetto a prima. Quindi dobbiamo fare in modo che invece si ripopolino i nostri territori, ma attraverso questi strumenti. Molto probabilmente qualcuno penserà che sono un presuntuoso se dico queste cose, ma io penso che la cooperativa Iride si debba muovere in questa direzione, cioè dire creare cooperazione tra i soci e al di fuori della cooperativa, creare rete e nello stesso tempo quindi creare sviluppo e benessere per questo territorio. Perfetto, grazie Alfredo, sei stato gentilissimo. Rimandiamo ad un prossimo appuntamento per gli aggiornamenti sul progetto Restart e sulle iniziative della cooperativa Iride, che diventa ufficialmente parte del gruppo che sta conducendo questa grande avventura. Ti ringrazio moltissimo, a presto. Ciao Alfredo, grazie. Grazie a te, grazie a tutti, una buona giornata. Ciao, grazie di cuore.